Cambiamo argomento perché nella corsa allo spazio l'Italia è protagonista anche con un razzo, il razzo Vega, per il lancio di satelliti. Allora noi con Giorgio Pacifici siamo andati dove lo costruiscono. Andiamo a vedere. È un momento d'oro per il razzo italiano Vega, scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per portare in orbita i satelliti dalla base spaziale di Kourou in Guyana. Il lanciatore è alto 30 metri con 137 tonnellate di peso e può trasportare carichi fino a 1500 km di altezza. Vega si costruisce vicino a Colleferro, nel Lazio, negli stabilimenti del gruppo Avio, 320 milioni di fatturato annuo, in un'area di 100 ettari con 850 persone al lavoro. Dunque, il razzo lanciatore Vega è composto da tre stadi a solido e l'ultimo stadio a liquido, che è l'ultimo stadio, è quello che mette poi in orbita i satelliti. Questo lanciatore può portare più satelliti contemporaneamente in diverse orbite e attraverso una serie di accensioni e riaccensioni posiziona i satelliti nelle orbite stabilite. Il segreto del successo del razzo sta anche nell'uso esclusivo delle fibre di carbonio, 5 volte più leggere e 2 volte più resistenti dell'acciaio, che avvolgono il motore lungo 12 metri, che contiene 142 tonnellate di propellente. Quello che vediamo in fabbricazione è l'involucro del motore P120, quindi è un motore monolitico ma più grande mai realizzato al mondo. Monolitico vuol dire che è fatto tutto d'un pezzo. Produrremo diversi esemplari di questo modello. E un modello sarà esposto anche alla Expo Dubai, che inaugurerà il 1° di ottobre. E ora per la serie ritratti.